Jambalaya, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Qui è sempre Costalfa95 che vi parla e sono qui con voi con un nuovo video su Downturn Domination in Call of Duty Modern Warfare 3. E questa partita non sarà mia, ma sarà di un mio grandissimo amico, e cioè GhostSanto95. E questa partita, insomma, è una partita che ho preso così a caso e non vorrei più di tanto concentrarmi su questa partita. Più che altro ho delle argomentazioni da trattare, visto che il video è un po' lungo, quindi non voglio lasciarvi vedere il video senza che commenti con la mia bellissima voce, quindi vi illustro che all'inizio, proprio 1 minuto, 2 minuti, utilizzerà questa classe con la CR nel tentativo di Moab, ma poi per sclero cambierà la classe, prenderà una classe col G36C e con come secondaria l'MP9 silenziata, e giocherà tutta la partita con appunto quest'arma, con sciacallo, assassino e predatore, penso, ma non sono molto sicuro del terzo bonus. E comunque sia, è una partita molto bella. Ovviamente farà parecchie uccisioni con le ricompense, perché stavo utilizzando a 4 uccisioni gli approvvigionamenti, a 5 il Predator. Ecco, in questo momento la svolta della partita in cui 3, 2, 1. 3, 2, ok, in questo momento cambia classe e si suicida, quindi una morte è contata visto che si è suicidato, e prenderà questa classe appunto col G36C, con l'MP9 silenziata, e giocherà tutta la partita con questa fantastica secondaria, e dico sempre. Utilizzerà approvvigionamenti, Predator e elicottero d'attacco. Essendo lui un culato negli approvvigionamenti, si beccherà copertura dall'alto, Pevlo, bombardieri e torrette robot, mentre io invece prendo l'UAV e l'IMS. Comunque sia, è una bella partita perché sta a dimostrare la potenza di questa secondaria, ed è proprio questo l'argomento che voglio trattare in questo video, cioè le armi secondarie. In Modern Warfare 3 sono presenti diverse secondarie, ci sono queste mitragliette in cui troviamo appunto l'MP9, lo Scorpion, il G18 e le fatidiche famigerate FMG9 Akimbo. E questa è sicuramente la classe più utilizzata dai giocatori di Modern Warfare 3, comunque sia, perché le pistole sono sottovalutate moltissimo, proprio perché fanno poco danno. Una bella tripla di Predator, e i lanciamissili vengono utilizzati, sì, ma non moltissimo, perché Sciacallo non permette di ricaricare i missili, e quindi una volta sprecati tutti i colpi del lanciamissili non ha più senso utilizzare questa secondaria, anche perché non avete a disposizione più colpi, mentre invece utilizzare un'arma come le mitragliette Sciacallo vi donerà fiumi e fiumi di proiettili. E poi abbiamo la categoria allora, lanciamissili, mitragliette e pistole. Basta, credo. Non ci sono altre.
Secondaria, se non mi sbaglio, adesso ho un momento di vuoto, ma sì, ecco, ci sono solo queste tre categorie. E perché vengono utilizzate queste mitragliette? E perché sono molto vantaggiose? Beh, tutto è dovuto a uno specifico bonus, e cioè gioco di prestigio pro, perché la versione pro di gioco di prestigio permette di switchare più velocemente l'arma secondaria. E cioè, più in linea generale, gioco di prestigio permette di switchare più velocemente le armi tra di loro, e quindi non, rispetto a come era su Modern Warfare 2, è più conveniente utilizzare queste mitragliette con appunto gioco di prestigio, perché sicuramente si ha a disposizione delle buone armi, mentre invece su, cioè, sto dicendo delle cazzate, non so che cacchio sto dicendo. Comunque sia, il concetto che voglio farvi capire è questo, cioè su Modern Warfare 2 le pistole avevano il vantaggio che avevano un'estrazione più rapida. È vero che non facevano danni eccezionali, però sta di fatto che le pistole venivano switchate più velocemente rispetto alle mitragliette, mentre invece questo Call of Duty le pistole sono pressoché inutili, anche perché il loro danno è inesiguo, è quasi assente. Sono anche fatte male di per sé le pistole, le revolver hanno lo stesso rumore dell'USP, sono state fatte molto velocemente e alla cavolo di cane. Ed è quindi per questo che la varietà delle secondarie, comunque sia, anche la varietà delle secondarie su Modern Warfare 3 è molto limitata, perché si va in giro di MP9 o FMG9. Quindi sì, è vero che ogni tanto qualche cecchino va in giro con le Akimbo, ma sono rari casi, che a volte sembrano leggende o miti che la gente vada in giro con queste tipologie di secondarie. E a mio parere questa cosa rende comunque sia il gameplay e la varietà di armi sempre più limitata, perché c'è sempre un gruppo di armi forti e un gruppo di armi inutilizzabili. Il fattore comunque sia è determinato dai bonus, perché anche i bonus in Modern Warfare 3 sono squilibratissimi, perché basta pensare a gioco di prestigio, comunque sia, che di per sé è stato scinto, è stato diviso rispetto a Modern Warfare 2, che permetteva una tipologia di mira più veloce, e gli è stata data appunto questa possibilità di switchare, perché di per sé il gioco di prestigio sembrava un bonus troppo forte, proprio perché la mira veloce, la ricarica veloce era di per sé considerato un bonus troppo forte, proprio come è successo con Sangue Freddo, che è stato diviso in assassino e in invisibilità su Modern Warfare 3. E questo qui mi ha dato molto fastidio, anche questo fatto. Perché? Perché assassino è un bonus troppo, ma troppo forte. Voi direte: e certo, non sei protetto comunque sia dalle ricompense assalto. Ma questo non ha significato, perché assassino è un bonus che è troppo pro, protegge e difende da troppe cose. Difende dagli UAV, difende da cardiorivelatori, difende da EMP, difende da radar portatili, difende da troppe, troppe, troppe cose. E è un bonus troppo forte, perché invisibilità di per sé è un bonus molto specifico, molto buono, cioè sei protetto dalle ricompense e distruggi più velocemente gli elicotteri. Però
In fondo, in assunto, fa solo queste due cose, mentre invece Assassino difende da troppe tipologie di ricompense, da troppe tipologie di ricompense e di cose. E ciò non mi dà molto fastidio, anche perché se consideriamo scudo blindato. Scudo blindato è un bonus che non difende dagli esplosivi, non difende dagli esplosivi, perché bastano due granate, due lanciagranate, due missili per morire. E certe volte fa da scudo e certe volte non fa da scudo. Mi dà fastidio perché non ha senso. È come se Assassino una volta difende da un UAV e una volta non difende, ti fa vedere dall'UAV. Assassino funziona sempre a 360 gradi. Scudo blindato, subisci due lievi danni e boom, muori. Cioè, è qualcosa di non giusto secondo me. Comunque sia, se avrò altri video di Modern Warfare 3 approfondirò questa cosa. E una bella uccisione della vittoria di Predator Missile di Ghost Santo 95. Un invito a lasciare un mi piace, un commento riguardo a cosa ne pensate e soprattutto iscrivetevi al canale, ragazzi, se non volete perdervi i prossimi video. Da Gustalf è tutto, alla prossima e ciao ciao ragazzi, Giambaia!